Buongiorno coccodrilli, qui è il vostro Carletto Life. Allora, abbiamo un panorama mozzafiato, Assisi, le campane, sole, bellissimo, ma oggi andremo a parlare della Carletto Life Car. Me l'avete chiesto in tanti, non ne ho mai parlato, ora è il momento di dare spazio alla Carletto Life Car, un'auto pazzesca, partita tutta dalla mia testa insieme alla collaborazione di Parisi Dakar. In questa macchina all'esterno c'è tutto il mio Instagram, sono più di 500 foto, ma partiamo dalla foto principale. La foto principale è questa, chiaramente sapete tutti chi è: il nonno d'Italia, mio nonno, nonno Faustino, che si morde la mano, che è sempre incazzato, nero. E questo è l'immagine che voi vedete quando avete dietro la Carletto Life Car. C'è il nonno che sta così, quindi già per farvi capire che, no? Bella incavolata sta macchina, perché qua dentro c'è tanta roba. Come vi ho detto, ci sono più di 500 foto. Andiamo a contarle. 1, 2. No, non è vero, sennò siamo qua mezz'ora. Vi volevo far vedere tre foto che a me piacciono da morire e che volevo fortemente che fossero nella mia macchina. La prima foto, un po' perché è dentro il mio cuore, è questa qua, la Zigiana, dove ricordo le passeggiate insieme con la carrozzina. Sapete tutti, chi mi segue da tanto sa della Zigiana. Per i nuovi, era la sorella di mia nonna, che non camminava praticamente dalla nascita, e io me ne sono preso cura fino a portarla al traguardo dei 97 anni, anzi 98. E niente, amavo fare queste passeggiate. Ci sono tantissime foto della Zigiana, guardate, quando facevamo i cantanti trap, vabbè, la imboccavo a pranzo, eccola qua, sempre super coccolata. La cosa più bella della Zigiana è che sorrideva sempre, quindi nella vita, anche se ci sono dei problemi e ci sono come lei che non camminava, però il sorriso stampato gli dava un qualcosa in più. Quindi vabbè, quando parlo della Zigiana, però vabbè, ho dato tutto. Come vedete, le foto con il nonno sono tantissime, però quella che preferisco è questa qua. Guardate come sorride, perché lui è sempre incazzato. Cavolo, bel panorama, lui sorride, bevo il vino e vabbè, non continuo poi le frasi sue perché le sapete tutti. Anche questa è molto bella, quando ho mandato la spunta blu su Instagram. E niente, andiamo a vedere altre foto. Prima di andare nella parte posteriore, dove ci sono delle foto a cui sono affezionato, vi faccio vedere la cura nei minimi dettagli, dalla pinza frenante verde coccodrillo, qua il cerchio smontato e fatto verde. Ma venite con me. Ah, dimenticavo, sopra ci sono tutti gli insulti di mio nonno, quindi stronzo nucleare, stronzo atomico, cioè robe fuori di testa. Quindi veniamo dietro ed ecco qua la parte posteriore, il sederino della mia Abarth, sempre tantissime foto. Questa è stupenda, per un anniversario dei matrimoni dei nonni li avevo riportati alla chiesa di San Damiano dove si sono sposati. Poi vabbè, questa è molto emozionante, però anche questa mi piace molto. Vedete, Maria Dona, sapete perché? Perché è la numero 10 della cucina, quindi abbiamo fatto questo accostamento anche per i capelli, e quindi è figo, la guardano in tanti questa foto. Si possono vedere anche dei dettagli all'interno del fanale, guardate, c'è la foto del nonno col mattarello, di qua anche questa è molto bella la foto, sempre molto simpatica, veramente è curata in ogni minimo dettaglio, è pazzesca questa macchina. Guardate qui, abbiamo anche, perché delle volte passo, non mi riconoscono, qui c'è lo scan, entrate direttamente o sul mio Instagram o sul mio YouTube per vedere tutti i video su YouTube. Come sapete ce ne sono tantissimi e sono sia emozionanti sia dei scherzi epici, come il motorino in casa o lo scherzo delle Iene, quindi bello. La macchina è bellissima all'esterno, ma anche all'interno ha un motore bello pieno, bello potente. Guardate qua cosa c'è scritto: Akrapovic. Questi scarichi sono
micidiali. A proposito, ma vi è piaciuto questo video? Scrivetemelo nei commenti e andremo dentro la macchina a vedere tutto l'allestimento, perché cioè è un lavoro pazzesco. Quindi forza, voglio vedere che siete vivi, che siete veri coccodrilli.